Durante il mese di maggio, la Fondazione ANT, Associazione Nazionale Tumori, ha offerto ai cittadini della Toscana 579 controlli gratuiti nell'ambito del progetto Melanoma, Mammella, Tiroide e Ginecologico. Anche Pescia ha aderito all'iniziativa con l'ambulatorio mobile ANT situato in Piazza Mazzini, grazie al patrocinio del Comune e il sostegno della Banca di Pescia e Cascina e della pubblica assistenza locale. Fare prevenzione è importante, portarla nelle piazze e nelle città italiane è fondamentale, sia per il periodo che stiamo vivendo in termini economici, sia per le liste d'attesa che nella sanità pubblica purtroppo diventano sempre più lunghe. A Staffoli, con una giornata di prevenzione del melanoma, e sono stati diagnosticati 4 nevi da asportare chirurgicamente. Questo vuol dire salvare vite umane. Verranno fatti circa 24 screening, quindi cosa fondamentale per la salute dei cittadini. Quindi un altro obiettivo, grazie al mondo appunto dell'associazionismo, riusciamo veramente ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Questo per noi del Cursa Care Club è stato una bellissima cosa. Con la pubblica assistenza però abbiamo in programma un progetto molto più ampio riguardante la sanità e speriamo di poterlo pubblicarlo il prossimo mese. Grazie anche al coinvolgimento del Cursa Care Club e la pubblica assistenza di Pescia con il patrocinio del Comune siamo riusciti a organizzare questa giornata di attenzione sulla tiroide, prevenzione molto importante, un'attenzione anche al sociale, oltre che essere poi banca del territorio bisogna anche prestare ovviamente un'attenzione a quelle che poi sono valori aggiunti sul territorio. In questo caso appunto un percorso di prevenzione in ambito tiroide.